arrivati i parenti affamati. Mi strappano le guance a suon di canascini, intanto si divorano le mie tarti. Non sei neanche pettinato. Sfido, penso io, da quanto mi son fatto, mi son venduto pure il mio motorino nuovo. Sono a pezzi, sto Natale, Dio fa che non sia così male. Di guanti, mamma dice, ma non aspetti neanche il panettone, dimmi dove te ne vai, coglione. Secondo primo e il primo secondo mi alzo, chiamo il tipo che se no sprofondo. Si chiama Abdul, il mio Babbo Natale con le Nike di renna nuove. Dietro la stazione al solito pilone Tunisi m'aspetta fra un paio d'ore. Un po' di sconto me lo farà lui, che il boss del Natale S.P.A. fa che nonna mi abbia regalato i contanti e non il solito paio di guanti. Mamma dice, ma non aspetti neanche il panettone, dimmi dove te ne vai, coglione. Pronto? Sì, pronto, dimmi. Ciao Abdul, senti, sono io. Senti, non è che possiamo vederci fra un paio d'ore? Sì, 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 certo, non c'è problema, non c'è problema. Senti, Abdul, però, ecco, c'è un problema, Abdul, io c'ho 20 euro. No, amico, no, amico, dai, lo sai, allora? Minimo 30 euro, no, minimo 30. E dai, Abdul, per favore, Natale. E vabbè, cosa c'entra, scusa? Dai, Abdul, per favore, ti do 20 euro, 20 euro i guanti, c'ho un bel paio di guanti, ti fanno comodo i guanti, fa freddo. Pregami dei guanti, e dai, tu sto male. Fa che nonna mi abbia regalato i contanti e non il solito paio di guanti. Mamma dice, ma non aspetti neanche il panettone, dimmi dove te ne vai, coglione.